Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro dei miei nuovi video. E come sapete sono Gamer, seguite sempre il mio canale Gamer007, oppure il mio, lo conoscerete come Davide Locci. Bene, domani farò un video con come esperimenti pazzi e facciamo costruzioni in Minecraft state su Blockcraft 3D. Bene, se avete visto lo speciale grazie. E quella cosa mi dispiace del salto, mi butto da un letto all'altro, era brutta. E so che l'ultima mi è piaciuta, infatti oggi voi qui sotto nei commenti vi dovete scrivere che cosa dovrò fare per superarla, insomma, per superare questa nuova prova che voi mi darete. Se voi mi state dando una prova, per esempio leggi un libro in 5 minuti, io devo cercare di leggere questo libro in 5 minuti. Scrivete voi qui sotto nei commenti secondo voi che prova io dovrò affrontare, che voi scrivetemela tutta quanta intera, io cercherò di sopravviverla, almeno che non siano cose che posso morire. Fermi i capelli verdi, non ci pensate nemmeno un altro colore. Avete già visto il mio spinner illuminato che si illumina, e quello là nel video degli iscritti su YouTube. Che bello, ancora più bello. Guardate, aspettate, bello, no? Mi piace un sacco questo spinner. Oppure potete anche darmi una sfida di spegnere lo spinner in 10 secondi, in 5 secondi, in quanto secondi, 2 secondi. E io ci dovrò almeno provare. Per favore datemi una sfida, perché con questa sfida potrò farvi vedere domani, oltre al video, la mia nuova bicicletta, la mia nuova e prima bicicletta a due rotelle. Non è che io non ci sono mandato con le rotelle piccoline ancora così, e che ho aspettato fino a... Io, sapete, a 4 anni ho già imparato io ad andare senza rotelle, 4-5 anni ho già imparato, e i miei genitori però avevano già preso una bici con le rotelle, però io cadevo. Ormai ho imparato. E quindi questa qua, dopo che ho imparato con le bici di mia sorella, che sono un po' più piccoli, io pedalavo così, mia sorella e mio fratello, ho deciso che mi dovevano prendere una bici nuova. La bici nuova, secondo voi, scrivetemi sempre qui sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciatemi qui sotto nei commenti di che colore sarà. Sarà di due colori, di quanti pollici sarà, e basta, sennò poi mi morite. Va bene, allora saluto i miei iscritti che si sono iscritti al mio canale, e sono Nicolo Montecarlo, Giuseppe Invidia, Luigi Scioni, Marti Invidia, poi Lorenzo Caraccio, Luca Arno, e poi quanti ce ne sono altri, che non... Samuele Bruno, e punto. Scusate se non mi sto ricordando, perché per quanti ce ne sono almeno mi ricordo più nella mia mente, visto che sono deficiente. Ma davvero, tutte cose sono proprio i compiti, io quando me li vede la faccio dopo scuola, non è che me li fa lei, però ci metto un po' più tempo, insomma, ci metto un bel po' più di tempo. Allora, perché devo pensare, fare le cose sono difficili, certe volte mi sono molto difficili. Quindi scrivetevi per l'utopo, no? Qui sotto nei commenti quante ore ci mettete voi per fare i compiti. Ovviamente sono già stati i miei amici che li finiscono in un'ora e mezza, c'è il mio cugino che li finisce in un'ora perché fa ancora la seconda,
Io gli dico, ma stai attento alla quinta, la quinta è difficile, stai attento alla terza, attenzione alla terza che la... E cadi nel pozzo, è difficile quella. Mi ascolta. Va bene, se devo ascoltare, non ascoltare, che ci posso fare io? Mio cugino, Mucci, Andrea. Poi c'è un altro cugino, Giovanni, si chiama. Sì, è un vero cugino. Certo. Io, pure Andrea è un vero cugino. Però io credo più in Giacomo Schilardi che cugino, facciamo le stesse cose, ci dormiamo tardi. Invece l'altro mio cugino si addormenta sempre presto, alle 9:30 già sta a letto. Va bene. Che ti posso dire? Che vi posso dire? Mi dispiace che quella volta che ho saltato da questo lì, lo so, certi non è piaciuto, ci sono rimasto un bel po' male anche. E ho detto, ma come mai ho fatto questa prova? Ci ho messo a spostare i letti, ci ho messo mezzo, che questi qua non sapete quanto pesano. Sono più pesanti di quelli là due, perché contengono più cose. Ci ho messo tanto, io ci sono rimasto un po' male, visto che le altre persone dicevano, Davide, ma quella cosa che risalti di là, ma quella cosa che risalti di là, che poi non si è visto niente, lo so che non si è visto niente, infatti mi dispiace, ma io non ho un telecameraman, una telecameraman che mi può aiutare, mi può registrare, se non l'avrei fatto, l'avrei usato, usata, non so chi, per aiutarmi. Almeno lei usava la telecamera e io normalmente stavo così. Ma io ci metto tutto quanto di mio impegno. Sistemo tutto quanto ogni giorno. Non è che si sta molto montare. Sistemo tutto quanto almeno per farmi vedere a voi più ordinato. Una volta si stava per spaccare quel muro, si era graffiato. E questo tetto di sopra, quello là che vedete voi, questa parte qui, si era completamente nera. E io ho dovuto togliere con mio padre quella lampada, ho preso una lampada nuova e l'ho affidata io. Per mio padre ha fatto questo. Io sono dovuto mettere su questo letto qua e su questa macchia che stava lì sopra, ancora più su, sono dovuto andare così, con lo straccio fuori tutto, perché sapevo che tra mezz'ora avevo il video. Beh, io ci tenevo a farlo. La cosa che stava lì, ho dovuto prendere una scopa bella alta, mi sono messo a saltare sul letto, alla fine ce l'ho fatta, ad arrivarci e ho scoperto tutto, perché cominciava a diventare tardi e io dovevo sistemare tutto per il video. Quindi io sistemo una cosa almeno per voi, ma non sto dicendo voi che dovete fare, perché voi siete, io mi sono voluto mettere questi followers, voi mi state seguendo. Poi fate bene, ma io devo sistemare le cose, quindi dovrebbe continuare così. E così dovrebbe sempre continuare, raga. Sempre così dovrebbe continuare. Ma almeno vi dico, quando fate i video vi faccio ridere, lo so, ma quella cosa che dite che non si è visto niente, a me mi ha fatto rimanere... Non sto dicendo che mi ha fatto rimanere male, certo mi è divertito anche farlo. Che poi c'è la verità, che davvero sono atterrato. Però che certe persone mi dicevano che non si è visto niente, ho detto, io mica un telecameraman, uno che mi riprende con la videocamera tutto quanto a me. Che posso farci io? Non ho molte probabilità massime. E quindi devo fare tutto quanto da solo, perché i miei genitori, i miei fratellini devono stare sempre giù, ovviamente, perché i miei fratellini sono un po' più piccoli per salire là e gli scalini sono belli alti, quindi i genitori possono salire, ma soltanto per lavare le cose, io salgo per fare i video, andare a letto e punto, farmi la doccia qui. Avete visto nel video, vi mostro la mia casa. E ovviamente quando vi ho fatto vestire
arrivata a mia casa, ci ho messo un'ora per raggiungere tutto. C'erano cuscini a terra, biscotti dappertutto. Ho sistemato tutto perché c'era un video che mi doveva aspettare. E dopo quel video che ho saputo che mi doveva aspettare, ho detto: io pulisco perché i miei amici oggi ci vi mostro la mia casa e glielo devo far vedere tutto quanto. L'ho fatto, infatti, quando sto con la cosa, era molto ordinato, almeno per me, non solo per voi. Va bene, ragazzi, e questo video, purtroppo, ovviamente, come sempre, si conclude qui, perché io vorrei stare molto tempo a parlare con voi, questo video si conclude qui. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!